Buonanotte, buonanotte e benvenuti a questa piccola parte della notte insieme. E allora torniamo a Spoleto, sì, torniamo anche questa settimana, perché a Spoleto è ancora in pieno svolgimento il Festival dei Due Mondi alla ricerca di una difficile ripresa. E le scelte di quest'anno sembrano avere lo sguardo rivolto al passato, un grande passato da celebrare in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dei 100 dalla nascita del fondatore Menotti ed ancora in onore di grandi protagonisti della cultura e della stessa scena teatrale. E ancora il festival sembra quest'anno voler privilegiare la forma del monologo, la prova d'attore, anzi d'attrice. Se il cartellone del festival sembra, come dicevamo prima, guardare e omaggiare soprattutto il passato, il guizzo nuovo, giovane, lo sguardo internazionale, com'è nella vocazione dello stesso festival, sembra essere altrove, in eventi speciali. Come la Mama Spoleto Open, quasi un festival parallelo, libero, off, indipendente, in una parola fringe. 70 occasioni di danza, teatro, musica, dall'Italia all'Europa al mondo, in cui si può incontrare una performance quasi sufi. Vi ricordate i sacerdoti che ruotano su se stessi? Una meditazione in movimento del curdo iracheno Adalet Karmiani. O ancora una caffettiera, una moca loca come Sara Parisi e ancora un balletto doc. Giovani disoccupati offrisi. Vedo una grossa necessità, un grosso desiderio di esprimersi liberamente e di comunicare, di stabilire un dialogo con il pubblico. Non credo che il nuovo, come magari succedeva nelle sperimentazioni di anni fa, cerchi di chiudersi esclusivamente nei laboratori, ma è un nuovo che invece vuole aprirsi, vuole dialogare, cerca nuovi spazi e nuove forme di espressione. Altro evento speciale, la serata che ricorda e commemora Ellen Stewart, la fondatrice del Caffè La Mama di New York, scomparsa nel gennaio scorso, teatro che a Spoleto ha la sua sede italiana, la Mama Umbria, a riprova del legame profondo che legava Ellen Stewart allo stesso Spoleto. Bene, di questa serata noi vi offriamo una nostra sintesi. Un omaggio a questa donna straordinaria, capace non soltanto di promuovere nuovi linguaggi teatrali, ma anche di stimolare profondi rinnovamenti culturali e sociali, tanto che negli Stati Uniti, fra l'altro, è considerata una delle personalità che più hanno contribuito all'emancipazione del popolo nero. E sempre a proposito del suo legame profondo con Spoleto, è stato annunciato il 29 luglio prossimo, per sua esplicita volontà, che le sue ceneri verranno traslate da New York proprio a Spoleto. Ma adesso godiamoci questa serata. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was. Ellen incoraggiava a non accontentarsi con facilità, a non soddisfarsi di scelte semplici e comode nella vita, ma ti spingeva a seguire i tuoi sogni senza preoccuparti di quanto potessero sembrare lontani o difficili da realizzare. Thank you all for coming. Thank you to the Spoleto Festival and to the community of Spoleto for helping us continue to celebrate Ellen. Harmony, message of unity. Sono felice di questa preziosa serata dedicata alla grande Ellen Stewart. Corrai e taralù, sospira mare, a ritornella, corrai e taralù, sospira mare.
All night, all day, angels watching over me. I am Eagle Dancer, screeching from the sky, whole and full and all and not half anything.